Venerdì 23 ottobre 2015 ci troviamo presso l'Industrial Village Iveco di Torino in occasione dell'Open Day organizzato da Legno Legno. Sicurezza e isolamento termico-acustico sono due delle caratteristiche che fanno di un serramento di alta qualità. Andiamo a scoprire quanto la messa in opera sia importante per garantire queste caratteristiche. Quando si parla di antiattrazione si parla di sistema, cioè il serramento deve reagire come sistema, perché se reagiscono soltanto le singole parti, l'energia iniettata dallo scassinatore aspirante si scarica sul punto debole. Se invece io riesco a costruire un sistema, l'energia si diffonde dappertutto, quindi non ci sono punti deboli, è difficilissimo effettuare uno scasso. La posa fa parte integrante del sistema e quindi bisogna progettarla per l'antiattrazione. Sappiamo quanto sia importante in questo periodo costruire e realizzare edifici che abbiano un basso impatto ambientale, soprattutto sotto l'aspetto del consumo energetico. Questo sia per ragioni economiche che per ragioni ambientali, quindi consumare poca energia significa risparmiare soldi e non inquinare l'ambiente. Il serramento in questo ambito ha un ruolo fondamentale nell'edificio nel suo insieme, perché influenza il consumo energetico quasi di un 30%. Un buon serramento, ovviamente, che deve essere posato altrettanto bene. Un buon serramento posato male equivale a un serramento che non funziona. Vanifichiamo le prestazioni del serramento stesso. Tradizionalmente il fissaggio del serramento si è sempre fatto in parte con le zanche, contro telaio, quindi un sistema tradizionale ormai un po' superato, e poi viti di fissaggio. Diciamo, per quanto riguarda le viti di fissaggio abbiamo una tipologia molto estesa. Le zanche ormai possono assicurare una buona tenuta, però dipende da come viene murata la zanca. Le viti di fissaggio invece possono dare una certezza di tenuta sicuramente maggiore. Le nostre viti sono viti che hanno subito un processo di certificazione, quindi hanno degli standard di tenuta su varie tipologie di supporto che danno questa sicurezza.